Batte la macchina e poi lo spedisca. Va bene. Sì, d'accordo. Contaci. Ok, ciao. Ciao. Buongiorno. Senti un po', Claudio, qui c'è la tua lettera, che però devo dire mi lascia piuttosto perplesso. Perché mi propone una soluzione che io stesso ti avevo offerto qualche tempo fa, se la memoria non mi tradisce. Della tua disponibilità ad andare in video ne terrò conto per il futuro. Ma per ora, visto che quello ci ha mollati, penso che un cambiamento debba sembrare una scelta, qualcosa di originale, di nuovo. Non una semplice sostituzione. È un'idea che mi è venuta da questo. Noi abbiamo due papà. Mario, che però è andato a vivere con una mignotta. E mamma ha detto che non è più il nostro papà. E Giulio, il nuovo papà che dorme con la mamma. E dobbiamo chiamarlo papà. Su serio? Ma non è mica finito. Da qualche tempo mamma ha iniziato a uscire con Alfredo. Tra un po' credo proprio che mi toccherà chiamare pure lui papà. La verità dei bambini. Oh, ricordando De Sica, i bambini ci guardano. Io credo a tal punto all'idea di un programma come questo che ho perfino venduto la mia moto. E lo so solo io quanto mi era necessaria per comprare questa modesta telecamera. E anche se le immagini non sono perfette, tecnicamente voglio dire, io ho sentito proprio il dovere di girare. Allora, hai capito cosa ho in mente? Lei. La conosco. Anzi, gliel'avevo anche presentato. Ah sì? E qua? Al piano bar, non se lo ricorda? No, non la ricordo. Lì però in video è fortissima. È come se bucasse lo schermo. Si ricordi. Io le faccio un piacere a inviarle questa cassetta. È lei che dovrebbe essermi grato. Se no dove lo trovo un materiale così?